Ci eravamo visti lo scorso anno con 5 gol che aveva fatto al Pescara. Questo pomeriggio è stata una partita molto più intensa, dove però i punti l'Arezzo non la meritava di vincere, ma ha fatto i conti con Super Plizzari in quei 10 minuti finali. La leggiamo così? Sì, condivido. È stata una partita importante da parte nostra contro un avversario forte, che di solito non concede così tanto. Siamo riusciti comunque a creare le nostre occasioni. Ci è mancato, ecco, la ciliegina sulla torta, perché sull'ultimo quarto di tempo quella di Renzi e quella di Lazzarini potevano un po' contornare una prestazione di livello. Dove siete stati bravi a limitare il Pescara? Un colpo di testa di Pellacani nel primo tempo, la palla lì ha sfiorato il palo, ma era la classica palla inattiva che fa molto bene il Pescara, e quell'azione dubbia in aria dove anche Chiose, ai nostri microfoni, ha detto sì, ho toccato Ferraris ma prima avevo preso il pallone. Al di là di questi due episodi, l'Arezzo non ha concesso nulla al Pescara. Dove siete stati bravi? Ma come ho ribadito ieri, doveva essere una partita totale, perché comunque è una squadra che nel momento in cui vuoi giocare ti viene a prendere forte, ti viene addosso. Ho detto ai ragazzi comunque di insistere sotto pressione, perché comunque avremmo avuto poi le nostre possibilità, e sono stati bravi in quello. E oltretutto poi nella fase di non possesso hanno giocatori di qualità rispetto all'anno scorso, una squadra un po' più verticale, bada un po' di più al sodo. E quindi non è semplice trovarti sempre a ridosso dell'area di rigore ad affrontare duelli individuali. Anche in quella circostanza secondo me siamo stati bravi, ripeto, piazzati. È stata una partita completa dove ci ha visto quasi sempre protagonisti, e è mancato solo il gol della vittoria. Punto di partenza e ancora una volta conferma per il percorso che dobbiamo fare noi, perché comunque non dimentichiamo che abbiamo cambiato tanto, dobbiamo sintonizzarci su un obiettivo diverso, però questa è ancora una volta una prova che se facciamo le cose per bene poi sul lungo termine possiamo dire la nostra. Mi chiedo un'ultima cosa io prima della domanda da studio. Lenz ieri in conferenza stampa ha ribadito quello che aveva detto Baldini, ovvero la statistica del Pescara che era prima per palloni recuperati, ma quando un allenatore avversario si vede quella classifica e al secondo posto vede il Barcellona, al quarto il Liverpool, le uniche italiane sono Napoli e Fiorentina, a parte Pescara, che cosa pensa? Ma penso che... Sorride? Continua a essere un grande allenatore Baldini, e la storia e il percorso che ha fatto, è riuscito comunque a cambiare pelle a una squadra che l'anno scorso comunque ha fatto per lunghi tratti un ottimo campionato, e a dargli quella dimensione che serve in questo campionato. Quindi è tutto merito secondo me di un allenatore importante, e stanno raccogliendo i frutti. Una domanda da studio e poi salutiamo il tecnico Troise. Beh, la domanda da studio è questa, perché insomma i complimenti non sono di Prammatica a Troise, perché ieri tra l'altro ha fotografato in un minuto tutti i punti di forza del Pescara, e oggi mi pare che l'abbia limitato alla grande, perché se è vero che il Pescara, come dicono le statistiche, è la squadra che ha recuperato più palloni in Europa, oggi non si è visto, quindi il merito è dell'Arezzo. Le fai complimenti Massimo Profeta, perché ieri aveva spiegato il Pescara in conferenza stampa e grazie al suo lavoro ha limitato quelli che erano i punti di forza del Pescara oggi in campo. Grazie, meriti rigido ai ragazzi, perché oggi veramente sono stati importanti in quella che è stata l'espressione di gioco, in quella che è stata la preparazione della gara. E andiamo avanti, ripeto, adesso ci aspetta una partita, un derby importante, un calendario molto fitto, recuperiamo un po' di giocatori, quindi andiamo avanti per la nostra strada sperando, ecco, di raccogliere qualcosa in più rispetto ad oggi. Chiudiamo con un sorriso simpatico, perché sta venendo in postazione Alessandro Plizzari, che vuole dire qualcosa a Plizzari, mister? Ah, semplicemente complimenti. Beh, che è stato il migliore in campo.